avanti. Io ho scritto questo libro proprio perché noi abbiamo fatto dei progetti nelle scuole e, lavorando con i genitori, mi ero accorta che i problemi che avevano con i figli in realtà erano problemi con il partner. Quindi io mi sono detta che queste persone dovrebbero fare il corso sulla coppia invece che fare un corso per aiutare i figli, perché quando una coppia è consapevole, quindi sono coscienti entrambe le persone di quello che sta accadendo, può diventare allora in quel momento un rapporto evolutivo e non sarà più lo scaricare sui figli i problemi l'uno dell'altro. Perché è questo, quando uno ha problemi col partner, cosa fa? Molte volte trattiene, poi scarica sul figlio, magari quello che assomiglia di più al partner con cui ha problemi, e scarica la rabbia che ha col marito, con la moglie, invece di parlare col compagno, con la compagna del problema che ha. Quindi ci sono tutti questi meccanismi. Infatti poi questo qui è un libro che è adatto sia per rapporti di coppia omosessuali o eterosessuali, perché le meccaniche mentali sono uguali per tutti, non guardano il sesso, non guardano niente. Questi ci sono. Poi anche le cose importanti, perché per esempio quando c'è un aborto e poi nasce un altro bambino, cosa succede al bambino che si sta formando nell'utero dove c'è stato prima l'aborto? Che tipo di imprinting gli viene dato e che tipo di schema mentale poi la mente genetica e la mente cerebrale gli creerà nella vita? E come fare noi? Quali esercizi fare per aiutare questa persona? E poi tantissime altre cose. Ci sono persone che arrivano addirittura a lesinare l'amore ammalandosi o facendosi male per tenere il compagno o la compagna attaccata a sé. E questo è un grosso degrado, perché pretendere un amore attraverso sensi di colpa, voi capite che questo non è amore. Il vero amore, uno deve stare bene con se stesso, deve avere la gioia dentro di sé, deve comprendersi, perché solo in questo modo riuscirà a comprendere e a dare amore all'altro e aiutarlo. Cioè, noi dobbiamo essere di esempio, perché questo è importante anche negli altri, perché noi dobbiamo far capire che si può cambiare, che la conoscenza cambia e l'applicazione di questa conoscenza che noi mettiamo in pratica fa cambiare la persona. Io questi miracoli li vedo ogni giorno e io sono contenta di aver creato un metodo dove le persone vanno con le proprie gambe, perché sono le persone che vanno a vedere le proprie cose e sono loro che dicono è questo o quest'altro, non sono io che gli dico è questo o quest'altro. Io sono fiera di aver fatto questo tipo di metodo perché io ci credo ai guerrieri dentro le persone, io ci credo nell'amore e io credo nella consapevolezza superiore che tutti noi abbiamo. E quindi per questo io rispetto le persone. Qualsiasi persona che viene da me, io la rispetto, anche se è concissima da buttare via. Per me non è da buttare via. Io so già che lì dentro c'è una coscienza spirituale intrappolata, soppressa dalla mente genetica e da tutti questi meccanismi mentali, e io con amore mi metto lì e l'aiuto. E pensate quanti di voi potrebbero far questo solo con la propria esperienza, stando vicino a una persona, aiutandola, dando l'esempio. Cioè, ognuno di voi può fare tantissimo, veramente, perché non ci deve essere solo una persona che fa, devono essere tanti che fanno. E fare l'esempio, guardate che è molto importante, perché una persona vede nell'altro qualcosa che dice: ah, ma allora si può fare anche questo, capito? Riconosce e impara qualcosa di nuovo, o impara qualcosa di nuovo per farlo nella vita. È chiaro, noi abbiamo dentro di noi registrate tante parti dove hanno già fallito in passato, sull'aiuto, sull'evoluzione, sull'amare la propria razza, eccetera. Ed è chiaro che quando si fa un percorso spirituale si può incontrare queste parti di noi rimaste intrappolate nel tempo. Ma questo non vuol dire, perché noi possiamo prendere queste parti, osservarle, farle comprendere e ritrasformarle e portarle qui con noi. Quindi diciamo che questo libro l'ho scritto proprio perché
anche per i genitori, perché non sempre noi sappiamo educare i figli, anche perché il ruolo dei genitori, secondo me, è il ruolo più difficile che ci sia, perché nessuno ce lo insegna mai. Quindi è facilissimo sbagliare o ripetere su di loro quello che hanno fatto i nostri genitori su di noi. Quindi è chiaro, qui ci sono anche tanti consigli per i genitori che vogliono educare i loro figli con più consapevolezza. E così come il rapporto di coppia, perché ci sono tanti consigli anche per come superare i momenti di crisi, tradimenti e tante altre cose.